L'inaugurazione del nuovo servizio psichiatrico è sopralluogo nel cantiere aperto per la realizzazione del nuovo reparto di emodinamica. Due appuntamenti importanti ieri pomeriggio presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per il direttore generale dell'ASL di Salerno, Antonio Giordano. Accompagnato dal direttore sanitario Adriano De Vita, si è fermato prima al secondo piano della struttura sanitaria, dove sono in corso i lavori dell'emodinamica. La consegna è prevista entro 5 mesi. E poi al terzo piano per il taglio del nastro del nuovo servizio psichiatrico. Il reparto era stato chiuso all'indomani della morte di Mastro Giovanni, il maestro di Castelnuovo Cilento deceduto nel 2009 a seguito di trattamento sanitario obbligatorio. I primi pazienti della nuova psichiatria sono arrivati 3 mesi fa. Il reparto ha ripreso a funzionare nel mese di novembre. Ieri la cerimonia ufficiale di riapertura alla presenza di amministratori locali e dirigenti medici. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Auguri. Come vedete qui, anche se tendiamo a non farli inquadrare, ci sono anche già i pazienti ricoverati, il personale completamente attivo. E abbiamo preferito aprire in sordina e creare le condizioni perché migliorasse il servizio alle persone e poi, siccome è giusto dare la pubblicità che merita anche al lavoro degli operatori, nonché all'impegno speso per costruire questo nuovo reparto, oggi la inauguriamo formalmente, ma l'attività è già in funzione da un po' di tempo. È chiaro che qualcosa dovrà cambiare rispetto al passato. Io credo che molto è già cambiato, non è solo una questione di tipo strutturale, dove pure conta, per carità, perché oggi come oggi la dignità deve essere data alle persone più deboli ancora di più di quella che deve essere data ai comuni cittadini, ma qualcosa è già cambiato nell'organizzazione, nell'approccio, nel modo di vedere la vita. Purtroppo abbiamo scontato negli anni passati il difficile trapasso dalle strutture manicomiali alla nuova normativa e come tutte le cose che sono davvero rivoluzionarie, la legge sulla psichiatria lo è, si pagano dei dazi e delle tare di organizzazione e di momenti di riassetto del sistema. È chiaro che oggi è un'occasione per parlare con lei anche di sanità, non solo a Vallo ma su tutto il territorio cilentano, c'è questo nuovo piano, insomma almeno da un primo approccio mi sembra di capire nessun depotenziamento, a parte però Cadaspide, un taglio dei posti letto, ma per il San Luca, per l'ospedale di Sapri e per il Vallo di Diano forse è arrivato il momento di ricominciare, perché abbiamo attraversato davvero un periodo di difficoltà, siamo in difficoltà. Ha detto tutto lei. In verità non posso fare altro che confermare le cose che ha detto nella domanda. Sì, credo che questo sia un piano di speranza, sia da un punto di vista ospedaliero che da un punto di vista territoriale. Anche su Rocca, in verità, devo dire, se lei riflette, il decreto 49 lo chiudeva completamente, invece comunque il 33 ne lascia aperto uno spazio, sia pure minimo. Stiamo comunque lavorando su Rocca per vedere se esistono dei margini di miglioramento anche rispetto all'attuale struttura nel senso all'attuale organizzazione descritta nel decreto 33. Per il resto sì, speriamo di riuscire a potenziare le strutture di... Comincio da sotto, di Sapri, Vallo, Polla, ma quel che più conta, tentiamo di offrire un servizio sul territorio tali per cui queste strutture, pur potenziate, potranno non essere ingolfate da codici bianchi oppure da degenze troppo lunghe. Ecco, abbiamo visitato prima un reparto in cantiere, quello dell'emodinamica, questa è un'altra importante novità che riguarda l'ospedale San Luca. In verità i lavori sull'emodinamica sono partiti praticamente immediatamente all'inizio del mio insediamento, però come lei sa purtroppo per organizzare oggi lavori edili in sanità o comunque nella pubblica amministrazione ci sono una serie di passaggi burocratici molto lunghi, ci abbiamo cominciato a lavorare, era un impegno che io ho preso il primo giorno che venimmo a Vallo e oggi ho voluto vedere di persona che i lavori si stavano facendo. Ecco, direttori sanitari, direttori ospedalieri, Sapri nel Vallo di Diano e nel Golfo di Policastro questa si formava un'unica figura, che punto è la scelta del nuovo dirigente? C'è qualche indiscrezione? Le indiscrezioni sicuramente no, stiamo lavorando e agli atti sono arrivate oltre 100 domande, ne stiamo valutando prima di tutto la possibilità di queste 100 domande di personale
personale interno che ambisce a questi ruoli. Stiamo valutando prima di tutto se ci sono le condizioni di idoneità per queste domande, perché ovviamente ci deve essere esperienza definita per legge, ma anche per un'esperienza di sostanza sull'argomento. Poi ci sta lavorando una commissione che definirà il lavoro, credo, entro la fine della prossima settimana, dividendo le domande per fasce di esperienza e di qualità organizzativa. E poi sceglieremo sulla base di indicazioni nostre e assumendocene la piena responsabilità, però tra persone che avranno sicuramente un'alta competenza. Sia nel Golfo che nel Vallo di Diano, attualmente il direttore di distretto è un facente funzione. Questo vuol dire che al suo posto entrerà il direttore ospedaliero oppure no? O bisogna comunque attendere questa selezione? Io credo che bisogna attendere questa selezione, sarà nominato sia nell'una che nell'altra parte un responsabile, però la corrispondenza dei ruoli in un'unica figura presuppone come base la necessità che la persona incaricata abbia i requisiti di idoneità per l'una e per l'altra struttura. Posso solo anticipare che in entrambi i casi sarà un medico. Ecco, invece tornando al reparto di psichiatria, ha avuto un incontro dopo l'annuncio dell'apertura di questo reparto di psichiatria con i familiari di Mastro Giovanni? Io non personalmente, però il direttore del dipartimento più volte e con loro sono stati in qualche modo chiariti una serie di incomprensioni del passato. Uso il termine incomprensione ovviamente in maniera eufemistica per dire, credo che in questo momento ci sia una totale come dire, responsabilità specifica sia dei familiari che dei professionisti nel tentare di costruire una strada diversa. E ovviamente soddisfacente per i bisogni delle persone, che poi la battaglia che stanno facendo i familiari di Mastro Giovanni è una battaglia di diritto per gli altri, non è una rivendicazione ad persona, ma in questo è una battaglia molto nobile che io ho apprezzato moltissimo. Sempre per quanto riguarda l'organizzazione del reparto, ha incontrato difficoltà nel riorganizzare il personale, mi spiego, delle persone sotto processo, processate, che erano medici del precedente reparto, saranno in servizio o ha avuto difficoltà magari a non inserirle nell'organico? Dottoressa, lei sa che le normative in Italia sono normative molto garantiste sull'argomento, per cui ed io penso che non si debba mai fare di tutta erba un fascio. L'importante è creare le condizioni per un nuovo livello e tipologia di operatività. Poi le persone si dovranno in qualche modo adeguare, anche perché saremo molto attenti. È un importante giorno per questo ospedale, riapriamo il reparto di psichiatria anche se di fatto lavora già da qualche settimana, ecco, ma riaccendiamo i riflettori su questo ospedale. No, lavora per la verità da qualche mese e adesso diciamo che lavora, sono stati attivati 8 posti letto, quindi già è un qualcosa di buono, cioè, incomincia a ripartire questo ospedale, anche perché il decreto 33 dell'atto aziendale diciamo che gli dà una posizione di potenziamento. Bisogna trovare la strada più corta per fare in modo che questo potenziamento si abbia nel più breve tempo possibile. Le strutture più importanti sono state l'oncologia, passa da 10 posti di degenza, cioè, la gastroenterologia avrà degenza, la neurochirurgia aumenta anche di un posto letto, l'ortopedia passerà da 20 a 32 posti letto, quindi c'è un potenziamento importante, passeremo da 260 posti letto a 320 posti letto, quindi con delle branche particolari che sono potenziate. Sono già partiti, come avete avuto modo di vedere, i lavori importanti per l'emodinamica, che diciamo è un qualcosa di fondamentale per salvare la vita dei pazienti affetti di patologie acute cardiologiche, infarto eccetera. E dovrebbero partire altri lavori importanti, quindi diciamo dal punto di vista strutturale si è già avviato. Per quanto riguarda la dotazione di personale, lo stesso si è avviato perché la direzione generale ha avviato i concorsi per i medici, anche per i direttori di... I tempi secondo lei?
Beh, i tempi sono quelli che ci vogliono, si è avviato, bisogna fare la missione, bisogna fare le varie prove. Io credo che in 4-5 mesi, se si lavora, se non ci sono problemi, riusciremo ad avere il personale adeguato. Allora potremmo tirare un sospiro di sollievo. E cosa si sente di dire in questo momento, in particolare alla famiglia Mastrogiovanni? Beh, noi siamo sempre stati vicini alla famiglia Mastrogiovanni perché diciamo è stato un'espressione negativa della sanità, quindi noi siamo vicini a tutte le espressioni negative della sanità, noi lavoriamo perché ciò non accade, purtroppo diciamo che la sanità è un... ha delle problematiche che sono tantissime e non sempre si riesce a dare il meglio. Noi lavoriamo affinché si possa dare sempre di più il meglio come risposte ai pazienti, questo è il nostro lavoro. Cerchiamo di evitare innanzitutto e di fare in modo che diano solamente delle risposte di buona sanità. Sindaco, oggi ecco, riapriamo le porte del reparto di psichiatria chiuso qualche anno fa, ecco, dopo la morte di Francesco Mastrogiovanni. Ecco, il reparto funziona già da qualche settimana, oggi facciamo un sopralluogo con il direttore generale, un'occasione per parlare di sanità e di questo ospedale a 360 gradi. Sì, è un momento importante innanzitutto per tutta la collettività, perché purtroppo, come ho detto in più occasioni, non avere il reparto aperto qua di psichiatria creava un disagio ai pazienti, agli operatori sanitari, ma innanzitutto ai familiari che già vivevano una situazione realmente problematica nelle loro famiglie per gestire alcuni tipi di malati, e non avere un punto di riferimento sul territorio creava grandi disagi. È un altro segno di speranza per il nostro ospedale che sta recuperando negli ultimi mesi alcuni deficit da un punto di vista infrastrutturale. Voglio ricordare che si stanno facendo una serie di gare per le attrezzature elettromedicali. L'altro ieri è stata pubblicata, se non sbaglio, la delibera per la TAC, la nuova TAC. Sono iniziati i lavori per la nuova emodinamica e c'è un'integrazione di fatto del personale, per cui guardiamo con più fiducia a quelli che sono gli anni e i mesi che verranno per quanto riguarda non il destino dell'ospedale, perché il destino dell'ospedale è sancito appunto da una legge, una conquista che viene fuori da lotte di decenni da parte della classe dirigente di questo ospedale, innanzitutto dalla parte della classe dirigente medica, ma anche innanzitutto dalla parte della classe politica che si è battuta sempre per mantenere alto il livello di questo ospedale. Si sta recuperando anche la sua funzionalità e diciamo alcuni deficit che ci sono stati nei mesi scorsi, negli anni scorsi, incominciano piano piano ad essere integrati, però ci vorrà la pazienza e la perseveranza del tempo. Ecco, c'erano stati diversi allarmi, no? Tra cui anche quello del 118, tante preoccupazioni in vista anche dell'approvazione del nuovo piano ospedaliero regionale. Vi siete subito mossi come sindaci, il 118 ecco, è salvo, lo abbiamo ancora qui anche se con qualche piccola modifica. Ci sarà un potenziamento e non un depotenziamento di questa struttura sanitaria, quindi secondo lei questo è il momento in cui bisogna naturalmente non tirare un sospiro di sollievo, non abbassare la guardia, ma pensare in positivo? Guardi, il grosso guaio del nostro territorio è che ci sono molti ciarlatani che parlano, non si rendono conto neanche di quello che dicono, creando anche grossi danni. C'è stato un danno di immagine di questo ospedale nei mesi scorsi realmente scandalosa, e questo danno di immagine è stato provocato dagli stessi operatori, perché non si può andare a parlare male costantemente dell'ospedale. L'ospedale ha sofferto di una crisi che è una crisi generale, una crisi della regione Campania, ma più larga di gran parte della sanità del sud. Se si bloccano i concorsi, si blocca il turnover, è chiaro che non c'è personale, per cui con chi ce la vogliamo prendere? Per cui c'è qualcuno che ha fatto questo costantemente, chi l'ha utilizzato anche politicamente, ma purtroppo questo fa parte dell'etica con cui ognuno di noi fa le proprie cose, con cui si approccia alla politica, è qualcosa che a me non appartiene. Ho sempre detto che noi abbiamo condotto insieme ad altri sindaci, insieme ad altri politici una
battaglia strenua per l'ospedale, una battaglia che non ha bisogno ogni giorno di andare sul giornale o per televisione, ma una battaglia che sta portando i suoi risultati, anche grazie al minimo contributo dato dall'amministrazione di Vallo della Lucania, di cui sono molto, molto contento. Per cui piano piano incominciamo a mettere a posto alcuni tasselli, ma il destino di questo ospedale si gioca, e lo ribadisco, si gioca da parte di tutti quanti noi operatori sanitari, che dobbiamo recuperare quelle che sono le motivazioni di fondo che ci spingono a lavorare in questo nosocomio e a migliorare sempre di più l'offerta sanitaria che viene data a tutti quanti. Oggi dobbiamo dire che il personale è anche stanco, per l'amor di Dio, ma molto spesso è anche demotivato, e questo non serve in questo momento. Bisogna recuperare l'entusiasmo del momento iniziale di questo ospedale degli anni 90, quando l'ospedale è incominciato a crescere in maniera esponenziale, c'è bisogno di un ricambio generazionale. Il giovane porta certamente entusiasmo, porta nuove conoscenze, e di questo certamente abbiamo bisogno, ma vi ripeto, abbiamo bisogno di recuperare ognuno di noi la passione e l'amore per questo luogo, per il lavoro che facciamo, perché lo ribadisco, chi lavora in sanità non è un mestiere, è una missione, lo dico con a voce alta, per me è così e spero che lo sia, anzi ne sono certo che è per la maggioranza, la stragrande maggioranza di chi opera in questo ospedale. Sindaco, oggi un'occasione, ecco, per un sopralluogo nel reparto di psichiatria di Vallo, ma un'occasione per confrontarci con il direttore sanitario sulla sanità cilentana. E l'ospedale di Sapri svolge un ruolo importantissimo per gli utenti di questo territorio. Ma indubbiamente, un'occasione importante, si riapre un servizio importantissimo in questa città, è un servizio dell'intero territorio. Poi avere la possibilità di confrontarsi con la direzione generale, tra l'altro finalmente abbiamo un direttore generale che è una persona con la quale si parla con grande chiarezza ed è una persona che mantiene gli impegni, abbiamo potuto verificarlo sul piano aziendale e in tutte le altre azioni che fino ad oggi abbiamo con lui condiviso e portato a termine. È un altro tassello che aggiungiamo a questo territorio, abbiamo bisogno dei medici. L'ASL sta facendo tanto, la direzione sta facendo tanto con i concorsi, speriamo che questi medici che vincano i concorsi nei nostri territori almeno per un po' rimangano, perché questa migrazione dei medici è quello che sta davvero mettendo in ginocchio la sanità nei nostri territori. Dobbiamo lavorare di più, valorizzare le grandi qualità che abbiamo e principalmente evitare conflitti, perché i conflitti anche nella sanità non servono a niente. Ecco, per l'ospedale di Sapri in questo momento c'è attesa anche dell'attuazione del nuovo piano ospedaliero, fortunatamente nessun depotenziamento, anzi. No, si sta un buon piano che ci ha riconosciuto tutte le buone cose che avevamo e ci ha dato anche invece qualcosa di nuovo, perché abbiamo la nuova struttura che riguarda la direzione giù, la parte del pronto soccorso e poi questa grande intuizione che ha avuto anche il direttore, che è quella dell'accorpamento del distretto e dell'ospedale, che è davvero la grande opportunità sia per l'ospedale che per il distretto, perché la capacità di fare sintesi tra i servizi sul territorio e i servizi ospedalieri è la grande sfida. Aspettiamo davvero con fiducia, guardiamo a questo territorio e cerchiamo sempre di essere attenti a capire bene quali sono i bisogni dei cittadini e provarli a trasferire sui tavoli delle decisioni.